Come voi immagino sapete, i fattori traumatici, soprattutto l'abuso sessuale, l'abuso fisico, ma anche l'abuso psicologico, quindi il neglect dei genitori, aumentano la probabilità di sviluppare esperienze simili psicotiche, cioè deliri e allucinazioni, successivamente nell'età adulta. Per quanto riguarda invece l'ambito della psicosi, la metanalisi di Varese sugli studi cross-sectional hanno messo in evidenza che i pazienti affetti da psicosi hanno una probabilità di 3 volte superiore di essere stati esposti alle esperienze traumatiche rispetto ai soggetti quindi di controllo. Questo vale anche per l'esordio psicotico, dove praticamente i pazienti hanno una probabilità doppia rispetto ai controlli di essere stati esposti a esperienze traumatiche. Il fenomeno dell'abuso sia sessuale che fisico in ambito appunto di primo episodio psicotico è abbastanza diffuso, in quanto abbiamo una prevalenza di abuso fisico di circa 14-15% e una prevalenza dell'abuso sessuale di circa il 18%. Questo per quanto riguarda le evidenze dal punto di vista epidemiologico. Per quanto riguarda invece le evidenze più dal punto di vista clinico, gli studi hanno evidenziato che c'è un'associazione tra il trauma e la depressione. In particolar modo, essere stati esposti a dei traumi infantili, duplica il rischio di sviluppare una depressione persistente o ricorrente, andare incontro a suicidio, soprattutto nella depressione, che è resistente al trattamento farmacologico, o di avere una depressione con caratteristiche psicotiche. Altre evidenze hanno messo in appunto in evidenza, scusate il gioco di parole, che i pazienti affetti da psicosi e che sono stati esposti a eventi traumatici hanno una probabilità più alta di avere delle caratteristiche depressive o ansiose durante l'episodio psicotico. Per quanto riguarda invece l'uso di sostanze, il trauma è stato associato a un rischio più elevato di andare incontro ad un abuso di sostanze in adolescenza e in età adulta. E ancora una volta i pazienti psicotici che sono stati esposti a esperienze traumatiche presentano delle frequenze più elevate di abuso di sostanze lifetime occorrente rispetto ai pazienti che non hanno avuto questo fenomeno. Quindi, con questo background, che cosa abbiamo voluto fare nel progetto GetUp? Abbiamo voluto verificare se i pazienti traumatizzati rispetto a quelli non traumatizzati presentavano un esordio psicotico caratterizzato da una prevalenza più elevata di psicosi affettiva, quindi di mania o di depressione con sintomi psicotici. E ancora di vedere se i pazienti traumatizzati presentavano una frequenza lifetime più elevata di uso di cannabis. Come accennava prima la professoressa Ruggeri, che ha coordinato il progetto GetUp, questo studio si inserisce in una cornice molto più ampia, quella del progetto GetUp. È stato chiesto a tutti i centri di salute mentale localizzati in 2 regioni italiane, in Veneto e in Emilia-Romagna e nelle zone urbane di Firenze, di Milano e di Bolzano, di partecipare al progetto andando a identificare e poi valutare tutti i soggetti che arrivavano per la prima volta al servizio con un episodio psicotico. Il periodo appunto in cui sono stati valutati i pazienti è quello di un anno, compreso tra il 1° aprile del 2010 e il 31 marzo del 2011. Per mancanza appunto di tempo non entro nel merito del progetto GetUp. Questo è il primo studio, è il protocollo, quindi pubblicato in Trials, in quanto vorrei spendermi molto di più sul
sul disegno appunto di questo specifico lavoro che vado a presentare. Dal punto di vista metodologico abbiamo valutato le esperienze traumatiche infantile con il SICAQ, che permette appunto di raccogliere informazioni sia sull'abuso sessuale e sull'abuso fisico e sul neglect. Abbiamo poi raccolto i dati rispetto all'utilizzo di sostanze con il Cannabis Experience Questionnaire e la diagnosi è stata fatta a 9 mesi, quindi dall'entrata dello studio, applicando l'IGC della SCAN, e questo lavoro appunto diagnostico è stato compiuto da una serie appunto di clinici esperti. Chi conosce un po' la letteratura sul trauma sa che in letteratura l'esperienza traumatica è stata definita utilizzando diversi questionari, diverse definizioni. Per questo lavoro noi abbiamo utilizzato quella già proposta da Bifulco e poi dalla Monica Haas, mettendo appunto un criterio di gravità, cioè abbiamo utilizzato il criterio dell'abuso sessuale severo, dell'abuso fisico severo e poi la separazione da parte appunto del paziente rispetto alla figura genitoriale per almeno 6 mesi o la perdita di uno dei due genitori. Per darvi un esempio, l'abuso sessuale è stato considerato severo non solo appunto se c'è l'atto sessuale, ma se questo viene compiuto appunto o da un convivente o comunque da una persona che il bambino conosce. L'abuso è fisico è severo se comporta anche una ferita che porta poi al pronto soccorso o le fratture. Il soggetto quindi è stato definito traumatizzato se ha sperimentato almeno una di queste 3 esperienze. Andiamo ai risultati. Nel progetto GetUp sono stati reclutati 444 pazienti, di questi 345 sono stati valutati per le esperienze traumatiche, quindi il campione è ampio e non vi sono differenze significative tra chi ha accettato di sottoporsi a questa valutazione e chi non, per cui i risultati diciamo sono generalizzabili in tutto il campione. Il 57% circa è maschio e l'età media di esordio, quindi per il servizio, è di 30 anni. Ovviamente la percentuale di pazienti reclutati, il 91% è italiano, anche perché in GetUp i pazienti che appartenevano al gruppo sperimentale hanno ricevuto un trattamento CBT e quindi dovevano essere anche in grado di parlare di partecipare alla psicoterapia. Che cosa abbiamo ottenuto circa gli abusi? Il 37% del nostro campione è traumatizzato, in particolare il 20% è stato separato per più di 6 mesi da almeno una delle 2 figure genitoriali o ha perso un genitore. Le percentuali però, vedete, sono dell'8% per quanto riguarda l'abuso sessuale severo e il 14% ha un abuso fisico severo. Il 23% riceve una diagnosi di psicosi affettiva, mentre il 43% circa ha un uso lifetime di cannabis. Il primo quindi risultato che voglio un po' discutere con voi riguarda quindi la prevalenza del trauma nel nostro campione, che è piuttosto basso rispetto a quelli presentati in letteratura. Occorre però dire che noi abbiamo utilizzato il criterio della gravità, quindi abbiamo considerato l'abuso sessuale severo e quello fisico severo. Anche però facendo un'analisi che
che è stata fatta da una nostra collaboratrice, Rosa Ritunano, quindi con il gruppo di Birchwood, che ha considerato l'abuso sessuale, quindi non quello severo. Nel nostro campione abbiamo l'11% dei pazienti che ha subito questo tipo di fenomeno, quindi ci comunque collochiamo su prevalenze più basse di quelle riportate dagli altri studi di primo episodio psicotico. Come possiamo spiegarci questo? Forse perché il nostro dato rispecchia quello che è il dato nella popolazione generale italiana, dove per nostra fortuna direi solo il 4% dei bambini subisce un abuso sessuale e il 7% circa un maltrattamento fisico. Quindi le prevalenze italiane sono più basse di quelle degli altri paesi industrializzati. Veniamo però di più a quello che sono gli obiettivi dello studio, quello cioè dell'associazione tra le esperienze traumatiche infantili e la diagnosi. Noi troviamo un'associazione quindi significativa tra l'abuso sessuale severo e la diagnosi di psicosi affettiva, cioè il 42% dei pazienti che hanno subito un abuso sessuale severo riceve questo tipo di diagnosi contro il 22% circa di chi non ha avuto questa esperienza. E questo risultato rimane significativo anche tenendo in considerazione l'effetto di genere, che potrebbe essere confondente. Quindi questo nostro dato va in linea con quelli appunto riportati nella letteratura, dove diciamo è stata evidenziata che chi ha avuto un trauma ha una depressione con sintomi psicotici o un disturbo bipolare. E questo dato è anche interessante perché colloca un po' la depressione e quindi la disregolazione affettiva nella via che porta tra il trauma e poi lo sviluppo di psicosi. Cioè l'aver subito un trauma porterebbe poi allo sviluppo di distorsioni cognitive in termini di convinzioni negative sia di sé che degli altri, aumento appunto di vissuti di preoccupazioni e di ansia, l'attribuzione quindi a negative anche a stimoli neutri, e questo sarebbe poi il terreno che porta poi alla genesi soprattutto dei sintomi psicotici in termini di allucinazione e di paranoia. E l'altro dato è questo, che lo troviamo specifico per l'abuso sessuale, ma non per l'abuso fisico. E quindi anche nel nostro campione notiamo che il fattore di rischio un po' specifico per la psicosi è l'abuso sessuale. Il secondo invece punto è quello dell'associazione tra il trauma e l'uso di cannabis. L'associazione è significativa sia se noi consideriamo il gruppo dei pazienti traumatizzati, ma ancora una volta troviamo che c'è un'associazione più specifica con l'abuso sessuale severo. In particolar modo il 68% dei pazienti che ha subito un abuso sessuale severo ha praticamente avuto praticamente un uso lifetime di cannabis contro il 41% di chi non l'ha avuto. E anche qui questa differenza rimane significativa, anche se noi correggiamo il risultato per l'effetto di genere. Quindi anche qui confermiamo un po' il dato di letteratura che dimostra un'associazione tra trauma, cannabis e psicosi. Ovviamente questo tipo di associazione è complessa perché
giocano sia elementi più di natura psicosociale per quanto riguarda il trauma e l'esposizione alla cannabis, ma giocano anche un ruolo i fattori più di natura biologica. Alcuni soggetti, appunto come diceva anche stamattina il professor Murray, sono più vulnerabili dal punto di vista genetico. Il trauma stesso comporta una maggiore vulnerabilità poi dell'asse ipotalamo-ipofisi surrene. Quello che però sembra emergere dal nostro dato è che il trauma, portando allo sviluppo di depressione, possa poi generare anche un maggiore uso di cannabis, e poi questo, soprattutto se il soggetto è vulnerabile anche dal punto di vista biologico, determinare la psicosi. Premetto che questo è un'ipotesi, è solo qualcosa di speculativo, perché il nostro studio è cross-sectional e quindi non può portare a conclusioni dal punto di vista causa-effetto. Per cui vado un po' a concludere, spero appunto di avervi dimostrato come il trauma è un evento purtroppo frequente nella popolazione dell'esordio psicotico e quanto dobbiamo fare in termini preventivi su questo punto, e come il trauma poi ha un impatto sulla presentazione clinica all'esordio in termini di diagnosi e di uso di sostanza. Sicuramente questo studio che fa parte appunto di GetUp ha un grandissimo potenziale, perché appunto ha permesso di reclutare pazienti reali, quelli che giungono nei nostri servizi, quindi del mondo reale, con un campione ampio. Se sono scappati alcuni pazienti, veramente sono stati non valutati pochissimi. Nonostante però questi punti di forza, lo studio ha anche comunque alcuni limiti legati al fatto che appunto la variabilità della prevalenza dell'abuso dipende anche appunto dal fatto che nella letteratura è ancora presente un'eterogeneità in termini di definizioni, di campionamento e di variabili di contesto. E con questo appunto io mi fermo e vi ringrazio per l'attenzione.